Tanos, come state? Spero che state benissimo. Questo video voglio rispondere a una domanda che mi è stata posta su Ask FM inerente come la penso io delle persone che si sposano da giovani. Ma prima di rispondere a questa domanda vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e attivare la campanella per rimanere sempre, sempre, sempre aggiornati sui miei video. Cosa ne penso io sul fatto che le persone si possono sposare da giovani o meno? Penso che se c'è la possibilità, perché no? Cioè, io non sono nessuna che deve criticare una scelta di un'altra persona, quindi no, non sono io. Quindi chi mi conosce sa che non ho mai criticato nessuno per le proprie scelte, ognuno fa le scelte che vuole. Poi comunque poi alcune scelte sono buone, altre scelte no, poi comunque la vita ti darà il risultato, quindi. Sono favorevole perché penso che comunque la persona stessa deve scegliere, quindi non deve essere un'imposizione il fatto di sposarsi da giovane, questo sì. E poi comunque sposarsi da giovane deve avere comunque un budget per poterti sposare, perché onestamente parlando, se non c'è questo budget non te può sposare da giovane. Apriamo e chiudiamo queste virgolette. Poi la possibilità di essere giovane, ritengo sposarsi da giovane, è una possibilità in più perché penso che hai una mentalità molto diversa, perché comunque sei concentrata a crearti una famiglia, quindi a crearti degli spazi tuoi, ma allo stesso tempo anche spazi proprio con giovani, sì, meglio da giovani, così potete fare tantissime cose che comunque sono limitate quando ti sposi da grande, secondo il mio punto di vista, ma anche perché comunque hai un'altra visione ottica diversa se ti sposi da giovane, se ti sposi da grande, perché comunque hai altri obiettivi nella vita, per esempio. Io do la mia opinione, poi può essere anche che sto sbagliando il mio ragionamento, cioè può essere pure che sto sbagliando il mio modo di pensare, cioè la mia opinione personale, ragazzi, quindi non lo so. Penso anche il rapporto proprio nel creare una famiglia. Per esempio, se ti sposi da giovane e ti nasce un figlio, è diverso la reazione se ti sposi da grande e lo fai dopo il figlio, già diciamo, ha una mentalità diversa, ti dedichi maggiormente a lui, invece se sei molto grande di età non riesci a gestirlo. Cioè, non è un'offesa quello che ho detto, voglio mettere le mani avanti, non è un'offesa, è proprio le energie che cambiano nel tempo, quindi è normale che riesci a fare tantissime cose, però non riesci a farne altre. Oppure, ad esempio, i viaggi, se disponibilità solo, oppure comunque anche diciamo in età più grande, penso anche che i viaggi sono diversi, perché comunque penso che se sei una coppia giovane senza figli e una coppia con figli, già si fanno delle vacanze molto diverse, perché calcolate il costo dei biglietti, quelle costano tanto, quindi quello è anche una differenza. Questa è la mia opinione personale, che può essere anche vista in maniera molto negativa, però penso che le persone abbiano la possibilità di scegliere se possono sposarsi a giovani, perché no, perché hanno un'esperienza di vita molto diversa, quindi non lo so. Io non ho questa esperienza, quindi non vi posso dire sul campo, il mio pensiero in campo, perché non lo sono, quindi è una mia idea che poi può essere anche, chiamiamo, fraintesa, cioè criticata, può anche starci, perché è normale, non si può piacere a tutti, quindi non si può. Io spero che abbia risposto appieno a questa domanda. Ditemi sotto nei commenti se la pensate come me o meno. Un bacione e ci vediamo nei prossimi video. Alla Tadas!